Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale. Oggi recensione dell'album numero 2 di Ut, Le vie dei mestieri. Copertina, come anche disegno all'interno dell'album, ad opera di Corrado Roy, edizione da edicola. Poi più avanti vi farò anche la recensione su l'edizione da fumetteria del numero 2, giusto per darvi le impressioni sui contenuti speciali e sulla copertina. Copertina di questa edizione ad opera di Corrado Roy, che è fantastica, con Ut appunto in primo piano e dietro questo cancello fatto di opere d'arte, tema centrale di questo secondo album, appunto delle vie dei mestieri, che adesso vi spiegherò meglio nel dettaglio. E soggetto sceneggiatura come sempre di Paola Barbato, che è stata quella che ha dato una mano a Corrado Roy a diciamo organizzare tutta quanta la storia di Ut, perché Roy aveva delle idee, aveva dei bozzi, ma non essendo uno sceneggiatore, diciamo, ha avuto bisogno appunto di Paola Barbato per sistemare quest'opera che è Ut. Quindi andiamo avanti con la recensione di questo album. Allora, per cominciare, è molto molto interessante il piccolo apparato redazionale qui all'inizio, con appunto il punto di vista di Corrado Roy e di Paola Barbato, che ci aiutano anche un pochettino a capire la storia che stiamo per leggere. Partiamo subito, prima vignetta, con questo splendido disegno di questo gattino coprotagonista della storia, molto molto ben fatto, e già da questa prima vignetta Corrado Roy si è guadagnato con questa miniserie diciamo l'apice della sua carriera da disegnatore, dei disegni su Ut fantastici. Ve l'avevo già detto anche nella recensione del primo numero, che trovate qui sul mio canale, che i disegni di questa miniserie sono un qualcosa di eccezionale. Ma che cosa succede? Vi avevo lasciato nello scorso numero con appunto questo strano individuo, ovvero Iranon e Ut, che andavano a cercare dei frammenti del diario di Og, perché Iranon voleva capire il suo destino e capire la sua missione tramite questo diario. E qui l'azione si sposta invece appunto nelle vie dei mestieri. Che cosa succede? Ut e Decio decidono di portare Iranon a vedere le nascite, perché in questo strano mondo di Ut riescono ancora a nascere delle persone, ma non nascono in una maniera normale, nascono nei cimiteri, ovvero le creature che nascono in questo mondo vengono create da degli scultori. Quindi veniamo a conoscere il signor Labieno, che è questo scultore ed è appunto un creatore genetico. Lui riesce a creare la vita da delle sculture. E tutti i nascituri che noi vedremo con questa strana cerimonia vicino a queste specie di lapidi, che in realtà non sono lapidi ma sono appunto delle sculture vive, vengono date al mondo delle creature appunto da persone come lui. Verremo a scoprire in questa storia che il nostro Og, che ha scritto questo diario, è a sua volta un creatore, quindi mi viene il dubbio che addirittura Iranon sia appunto una creazione di questi creatori. Chi lo sa, lo saprà solo chi vivrà, insomma vedremo come andrà avanti la serie. E quindi il nostro Ut e il nostro Iranon verranno tirati all'interno di una faccenda personale di questo creatore. Noi scopriremo che questo creatore ha un nemico, un tale Scotty, che va in giro a distruggere appunto le sue opere d'arte. E quindi verrà chiesto ai nostri amici di aiutare il nostro Labieno a trovare appunto questo suo rivale. E ne verrà fuori una vicenda abbastanza intricata, nella quale scopriremo che appunto il suo avversario Scotty, che vedo se riesco a trovarlo, Labieno ha rapito la moglie di Scotty. E quindi c'è una faccenda personale, l'altro per vendetta va in giro a distruggere le sue opere. Qui vedete queste scene abbastanza horror di queste sculture che si muovono, sono abbastanza inquietanti, cioè vedere appunto queste cose che si muovono fanno un po' rendono tutto un po' onirico, un po' un'atmosfera un po' da incubo. E la ragazzina appunto che si nutre dei sogni in questa storia ha un ruolo abbastanza marginale, ma l'azione viene data tutta da Ut e appunto da Iranon, che continuano la loro ricerca. Sono molto presenti questi flashback, come vedevamo nel primo numero nel diario di Og, anche qui abbiamo questi flashback con questi disegni molto dettagliati, molto particolari. Guardate bene questi disegni di Corrado Roy, che sono un qualcosa di eccezionale. E praticamente è tutto qui, quindi qui ci verrà detto che appunto ci sono delle creature, delle sculture che hanno il dono, riescono a vivere grazie a questi creatori appunto di sculture viventi, e saremo
concentrati appunto sulla guerra che c'è, eccolo qui, tra questo signor Scotti e il nostro Labieno, e appunto Decio e Ut indirizzeranno Iranon appunto da questi individui per tentare di capirne appunto un po' più di se stesso. Quindi con questo secondo numero ho cominciato a capire che la serie di Ut in realtà è la ricerca della verità da parte di Iranon. Quindi nel finale di questa storia Iranon verrà appunto mandato, indirizzato verso la via dei pensieri. Si spera che con il numero 3 ci sia ancora un po' più di chiarezza nella trama, perché io ancora devo capire questa serie Bonelli dove sta andando a parare, è molto molto complicata. Qui appunto siamo focalizzati su queste sculture viventi che crea questo creatore, quindi è tutta una storia incentrata appunto su cosa sono in grado di fare questi creatori e qual è il loro potere. Vedremo appunto cosa succede, che cosa alimenta queste creature, che è appunto una linfa che lui dà appunto a queste creature. Le sculture si possono anche staccare da una composizione, come qui una scultura a un certo punto sarà staccata dalla composizione e i nostri eroi la rimetteranno al suo posto. Succederà un incidente in cui una scultura impazzirà e vedremo cosa succede quando queste sculture impazziscono. Quindi una storia abbastanza caotica come il primo numero, anche qui devo ancora capire questa serie come si svilupperà. Tutto quanto è corredato dai grandissimi disegni di Corrado Roy, che sono in questa miniserie sono qualcosa di eccezionale, lo sono anche su Dylan Dog, ma qui in maniera molto particolare. Come sempre anche voi fatemi sapere se avete letto questa storia cosa ne pensate, perché io faccio veramente fatica a capirci qualcosa e spero che andando avanti si capisca qualcosa di più. Io, a parte vedere Iranon che cerca di capire quali siano le sue radici, non riesco a capire quale altro senso abbia. E un'altra cosa, il personaggio di Ut è molto tenero, perché oltre che essere un essere primordiale ci vedo dei tocchi molto sensibili e molto innocenti. Mi sembra quasi quasi un bambino Ut, come si comporta, cioè è molto aggressivo in certi momenti, però mi richiama molto l'innocenza di un bambino. Magari è una perversione mia, fatemi sapere se anche voi ci vedete questa cosa. Come vi ho detto appunto, i disegni sono un qualcosa di eccezionale e vi consiglio caldamente la lettura di questa miniserie, perché è molto particolare e finora è una cosa unica, cioè io non ho mai letto un fumetto come Ut. Non riesco a giudicare se sia bella o se sia brutta, perché non riesco ancora a capire dove voglia andare a parare. Preferisco leggermela tutta e poi piuttosto fare un resoconto finale quando la storia tornerà, perché per ora non si riesce a capire dove questa miniserie voglia andare a parare. Quindi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Come sempre la carta della copertina, come vi ho detto anche l'altra volta, non è di mio gradimento, ma rende il fumetto molto più leggero, molto più fluido. Ho fatto caso che proprio impugnandolo sembra più tenero, è meno rigido questo tipo di copertina, quindi un lato positivo diciamo che ce l'ha. Adesso aspettiamo il prossimo mese per leggere appunto le vie dei pensieri e vediamo se ne usciremo, riuscirò insomma a capirci qualche cosa. Come sempre lasciatemi sotto i vostri commenti e ditemi le vostre opinioni su questa miniserie, aiutate anche me a capirci un qualcosa di più, se voi ci capite qualcosa in più di me ve ne sarei molto molto grato. Ditemi cosa ne pensate anche voi dei disegni e dell'opera di Corrado Roy e anche dell'opera di Paola Barbato e come trovate la sceneggiatura, che comunque è abbastanza buona, cioè un fumetto ben scritto e ben disegnato. E se ancora non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi al mio canale per essere aggiornati appunto sulle nuove future uscite di Ut e su recensioni di moltissimi eroi Bonelli come Zagor, Tex, Dylan Dog e chi più ne ha più ne metta. Quindi se siete fan della Bonelli e anche di altre case editrici, date un occhio al mio canale che troverete tante recensioni interessanti. Condividete questo video con più persone possibili in modo da trovare tanti appassionati di Ut che diano le loro pareri qui sotto a questo video. Mettete un like o un dislike se questa recensione ti è piaciuta e noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ragazzi!